Allora, facciamo una lista qua, pagina Il Volo del Mattino di Facebook. Chi vuol venire? Un annetto a New York? Ah, qua hanno già alzato la mano tutti. Siamo in tre e... scusami. Ah, no. Allora, hanno alzato tutti la mano. E ho detto, tutti hanno alzato la mano. E Maurizio, no, io stavo sbadigliando. Cioè, stavi tirando le braccia tu. Ah, vabbè, ti annoi. Ma il problema è gratis, ovviamente, se vogliamo far partecipare tutti. Gratis, dite gratis o facciamo pagare? Tanto stiamo usando la fantasia. Allora, ragazzi, gratis il viaggio, gratis tutto. Guarda che non è male, perché il mondo è di tutti, mannaggia. Ma perché qualsiasi cosa uno vede, certo, non la casa o la macchina, perché sennò poi anche la proprietà privata c'è il suo valore, però il mondo, tutto il mondo, è di tutti. Comunque sia, questo mondo è per te. Mi sono domandato molte volte a chi serviva e non serviva a niente, ma adesso, grazie a te, ritorna utile. Fai il conto della merce abbandonata da Dio e prendila. L'hanno fatta per te millenni di uomini che non ti conoscevano, ma che cercavano di prefigurare, in templi e tombe di roccia e biblioteche, uno stupore come quello che fondi quando sorridi e fai fermare il tempo e tutti ammutoliscono rapiti e ti alzi e dici «Io me ne vado a letto». Dormi. Al risveglio sarà il tuo retaggio. Una città che fu famosa assai, un fiume sporco cantato dai poeti, il cinema dove hanno ucciso Giulio Cesare, e intorno valli, montagne, mari, oceani e capitali, e continenti e selve, e piramidi, e versi, e adoratori della tua forma eterna o quella interna, e in alto il cielo e il sole, e le stelle e la luna, e sulla terra le bestie obbedienti, a te che infine vieni a giustificare la loro straordinaria varietà. È tutto tuo e non finisce mai. I've learned to memorize.